Chiusura dei locali alle 23 e successivo coprifuoco. Napoli e la Campania si apprestano ad un'altra dura sfida per rallentare la diffusione del Covid. I dati delle ultime 24 ore parlano chiaro. La pandemia nella nostra regione sta assumendo sempre più i tratti di una curva verticale e le misure restrittive chieste dal governatore De Luca al momento sono le uniche possibili. Ma come la vivono i cittadini e i ristoratori? L'orario sicuramente no, se mettessero come stanno a quest'ora, magari alle 8 del mattino l'esercito a controllare, allora magari potrebbero allungarle e mettere l'esercito che divide questi ragazzi. Perché non mettete i controllori alle metropolitane? Perché non mettete con l'esercito in mezzo alla strada, anziché dire ai ragazzi che non devono uscire? Vergognatevi. Alle 23 c'è il coprifuoco, alle 23 già devono stare tutti a casa, quindi li dobbiamo far andare via prima, non sappiamo noi a che ora possiamo ritornare a casa, quindi considerando che una volta chiuso il locale noi abbiamo delle pulizie, delle cose da fare, noi fino a che ora possiamo stare aperti effettivamente, fino a che ora possiamo garantire un servizio, tutto questo non è chiaro. Se in questo momento ritengo che sia opportuno chiuderla per evitare peggiori conseguenze per i cittadini. Quindi è prudente, purtroppo è una grave perdita economica, ce ne rendiamo conto, ma è una necessità assoluta. Intanto a Chiaia i primi imprenditori alzano bandiera bianca, lavorare in queste condizioni dicono è impossibile, troppe spese, pochi guadagni, non c'è scampo, bisogna abbassare le saracinesche e attendere tempi migliori. L'assessore ai giovani Alessandra Clemente su questo aspetto si è così espressa. Le istituzioni regionali e governative devono essere più vicine, ora vanno date situazioni e le condizioni di sicurezza affinché anche questo grande sforzo venga ricompensato. Intanto, nonostante il periodo non proprio felice per l'economia, c'è chi con coraggio decide di non chiudere, anzi, investe sul territorio e prova a sfidare il Covid. Si tratta dello chef giramondo Raffaele Medaglia, che dopo aver lavorato tanto tra Londra, New York, il Cile e il sud-est asiatico, ha deciso di tornare in patria, nella sua Sant'Antimo, e creare occupazione e lavoro per tanti giovani. Forza e coraggio e andiamo avanti, perché io ho un sogno, un progetto e lo voglio portare avanti, indipendentemente quello che va. La vita è fatta anche di sacrifici, ma soprattutto di fortuna, quindi io ho deciso di aprire in un periodo un po' particolare perché ci credo, credo ai prodotti, credo alle persone, indipendentemente da quello che poi succederà, se succede, però magari vedremo cosa fare, però credeteci, è importante.